Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi vi farò vedere come attivare un DLC nascosto di Dragon Ball Xenoverse 2. Sì, avete capito bene. Dentro Xenoverse 2 è all'incirca presente un DLC molto particolare, presente solamente su Nintendo Switch e che contiene praticamente la modalità storia di Xenoverse 1, fatta però su Xenoverse 2. Quindi con le nuove meccaniche, con i personaggi aggiornati e così via. È un'aggiunta molto carina e molto utile se ci pensiamo bene. Peccato però che non sia stata mai ufficializzata come DLC. Quindi Eternity viene in nostro aiuto e ci permette di installare questa nuova appunto modalità, questo DLC, gratuitamente. Servono dei file però molto particolari. Purtroppo non vi posso dire dove trovarli, perché si tratta di condivisione di file che non possono essere condivisi dato che sono dei file di gioco. Comunque, prima di tutto dobbiamo avere diversi file, come ho già detto prima, ovvero i file data1 CPK e data2 CPK di Xenoverse 2. Li trovate nella cartella appunto di Xenoverse 2 CPK, però c'è un problema. I file aggiornati della versione 1.9.1 non servono, infatti serve proprio la versione 1.8 che conteneva dei file critici per questa modalità. Infatti erano presenti i personaggi e tantissime altre cose. Non vi posso dire dove trovare questo link, come ho già detto prima, perché sarebbe illegale condividere questi file. Però si possono trovare, ve lo garantisco. Altri file che ci servono sono proprio i file di Dragon Ball Xenoverse 1. Infatti servirà a prendere alcuni filmati e alcune piccole cose che ci permetteranno di giocare propriamente alla modalità storia di Xenoverse 1. Sono ben 6 giga di file, infatti ci servirà il file Movie CPK e Movie 2 CPK. Inoltre servono pure due tool, troverete il link per i download qua sotto in descrizione, con tanto di tutorial scritto, però in inglese. Prima di tutto serve un tool chiamato Legend Patrol Tool, fatto da Eternity, che contiene appunto tutto ciò che ci serve ed inoltre dobbiamo mettere diversi file qua all'interno, ma ci arriviamo con calma. Inoltre, serve pure un tool chiamato Repacker CPK per creare un file che contiene i vari archivi e le varie cose di gioco. Quindi, prima di tutto, cosa ci serve fare? Dobbiamo copiare i file data1 e data2 CPK dalla nostra installazione di Xenoverse 1.8 oppure dal nostro download, e dobbiamo copiarli direttamente nella cartella dove si trova la Legend Patrol, ovvero il tool che permette di installare questo DLC. Dobbiamo fare lo stesso con i file Movie CPK e Movie 2 CPK contenuti in Dragon Ball Xenoverse 1. Sì, dovete possedere il gioco praticamente. Una volta copiati i vari file che ci servono, possiamo tranquillamente far partire il tool, che piano piano estrarrà i file che ci servono creando una nuova cartella, come potete vedere. Sì, ci vorrà un po' di tempo perché estrarrà dei file, ne comprimerà altri, è un po' un casino da spiegare, ma dovrete aspettare qualche minuto. Perfetto, abbiamo completato la nostra operazione di estrazione e abbiamo creato la nostra cartella. Premiamo Enter per uscire e abbiamo quasi fatto. Infatti ora dobbiamo semplicemente creare il file CPK che conterrà i vari file che ci servono per far funzionare il DLC. Apriamo quindi la cartella Repacker CPK, andiamo all'interno di Repacker CPK e troveremo tutta questa bella roba qui. Apriamo cpktools.exe, vi giuro regà, non facevo un CPK tipo da non so quando, cioè troppa roba, troppi ricordi. Comunque, per creare il nostro CPK dobbiamo scegliere appunto una cartella da cui provengono i file. Quindi facciamo Browse, andiamo in Desktop e scendiamo Legend Patrol data D45XV1. Togliamo la spunta su Force Compress e per scegliere dove salvare il nostro file CPK semplicemente dobbiamo scegliere di salvarlo dove volete voi, magari nel desktop per farlo meglio, per trovarlo appunto senza dover spendere troppo tempo, e dobbiamo chiamarlo data-d4-5-xv1.cpk. Fate build e ora ci vorrà un po' il tempo che comunque fa tutta la compressione varia, ci vorrà penso una decina di minuti. Perfetto, compressione completata, abbiamo creato praticamente il nostro file. Dovrebbe pesare all'incirca 6 giga e qualcosa. Perfetto, il peso è giusto, è quello che deve essere. Ora dobbiamo fare gli ultimi step. Infatti andiamo nella cartella di Xenoverse 2,
CPK e dobbiamo copiare il nostro file data qualcosa dentro la cartella CPK. Perfetto, una volta copiato il nostro CPK possiamo far partire Dragon Ball Xenoverse 2 per vedere se abbiamo installato con successo il nostro DLC. Perfetto ragazzi, non so se sentite, ma nel frattempo tipo c'è pure la host di Budokai Tenkaichi 3. Sì, la trovate nel mio pacchetto e vi ricordo che è stata rilasciata una nuova versione. E oggi, essendo appunto mercoledì, giorno in cui esce il video, dovrebbe essere pure ad un dollaro, quindi praticamente non lo pagate un cazzo. Comunque, già notate un piccolo esserino lì, che non c'era prima, e possiamo notare che l'installazione è riuscita. Ecco qui Wipa, parliamoci, e qui inizierà la nostra storia di Dragon Ball Xenoverse 1. Beh, qua possiamo scegliere di fare il prologo, combattimento storico, e niente, guardiamolo un po'. Ovviamente non ve la faccio vedere tutta perché sta a voi giocarla, anche se Xenoverse 1 l'hanno giocato praticamente tutti, però dettagli. Come potete vedere abbiamo proprio il filmato iniziale di Dragon Ball Xenoverse 1, ora qua lo salto. Ed ecco qua ragazzi, funziona perfettamente senza nessun inghippo, con il sistema di Xenoverse ovviamente 2. Qualcosa è cambiato, tipo le skill sono cambiate, però comunque possiamo notare che funziona senza nessun problema. E niente ragazzi, questo è semplicemente il DLC nascosto di Dragon Ball Xenoverse 2. Se vi è servito il tutorial potete ringraziarmi lasciando un mi piace al video, commentandolo e condividendolo con i vostri amici. Inoltre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram, nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io insieme ad alcuni fan pubblico degli aggiornamenti riguardo al canale. Inoltre ragazzi, vi ricordo che è uscita appunto, come ho già detto prima, la nuova versione del pack. Costa un dollaro, quindi ora proprio non avete scuse, non costa niente, c'è tantissima roba dentro, tra cui 10 nuovi stage, più di 30 nuovi personaggi, più di 300 nuove skill, una grafica custom, una intro custom, animazioni, robe varie, c'è di tutto praticamente. Quindi semplicemente potete andare a supportarmi acquistando il mio pack. Inoltre vi ricordo che nel mio gruppo Telegram è presente un'iniziativa, dove i più attivi di ogni settimana a fine mese riceveranno una mod in esclusiva. Non potrete richiedere voi una vostra mod a scelta, però sinceramente non penso che sia un problema, dato che potrete ricevere una mod in esclusiva. In questo caso potrebbe essere una delle tre trasformazioni che vedete là nel desktop. Infatti ci sono tre belle nuove trasformazioni per voi, che sono il Super Saiyan God, il Blue Evolution e il Rosé per il CAC. Penso che porterò dei video sul canale, fatemi sapere cosa ne pensate. Inoltre potrei regalarne almeno una di queste per appunto i più attivi. Comunque, per questa settimana voglio salutare i più attivi, che sono stati Gianluca Aratorre, Migatte No Salvui, detto anche quello borghese, 10, ed inoltre pure Bob Jack, tanto la mod di Popo non te la faccio. Niente ragazzi, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto alla Feraz, bella.